Andiamo dall'INGV, andiamo a Pisa presso il Comando dei Vigili del Fuoco, dove si trova il centro di addestramento nazionale per le aree di crisi. Con noi c'è Federico Monecchi. Sì, buongiorno. Qui alla caserma di Pisa dei Vigili del Fuoco è già scattato l'ordine di attivazione della missione. Vedete magazzini aperti, personale al lavoro per caricare su questo tir alle nostre spalle circa 12 tonnellate di materiali. Con noi c'è l'ingegnere Giorgio Ciappei, anche lei pronto a partire per la Turchia. Sì, siamo il team USER che partirà oggi dalla Toscana, sarà composto da 50 persone, 42 vigili del fuoco e 8 persone del personale sanitario della regione Toscana. Quindi Vigili del Fuoco e Modulo Sanitario sarebbe la squadra internazionale di soccorso per ricerca di dispersi sotto le macerie. Esattamente, andremo a ricercare le persone che saranno disperse sotto le macerie e auspicabilmente porteremo loro l'aiuto necessario. Che attrezzature state caricando? Adesso stiamo caricando attrezzature logistiche, ovviamente che servono alla nostra sussistenza durante tutta il corso della missione, e anche le attrezzature di lavoro, quindi motoseghe, puntelli e tutte le attrezzature necessarie per scavare sotto le macerie. Grazie ingegnere, c'è da dire che qui a Pisa ha sede il centro di addestramento nazionale USAR dei Vigili del Fuoco, che significa le squadre di ricerca e soccorso delle persone sepolte sotto le macerie, disperse in caso di calamità naturali, terremoti e non solo. L'ingegner Marco Frittella è il vice dirigente, avete avuto l'ordine di attivazione, a che ora partirete e da dove? Intorno alle 16 del pomeriggio partiremo dall'aeroporto di Pisa con un velivolo dell'aeronautica militare. Sarete diretti proprio in Turchia o avete uno scalo intermedio? Dovremmo fare scalo a Pratica di Mare, sempre presso un aeroporto internazionale e militare, dopodiché ci porteremo in aree operazioni. Avete già notizia della zona di intervento in Turchia? La zona di intervento non ce l'hanno ancora comunicata perché afferisce ad un coordinamento a livello europeo e quindi verrà comunicata poi nel prosieguo. Grazie ingegnere.